La perdonanza celestiniana è la candidata ufficiale nazionale a patrimoni immateriali dell'UNESCO per l'Italia. Una data e un luogo adesso finalmente ci sono, la Convenzione Internazionale di Bogotà in Colombia dal 9 al 14 dicembre. Sarà quello il momento in cui finalmente arriverà il responso sulla candidatura della perdonanza celestiniana che potrebbe questa volta ricevere il riconoscimento atteso e inseguito da 3 anni. Il dossier perdonanza è stato approvato, quindi superata la parte istruttoria preliminare. Sarà la perdonanza celestiniana questa volta la prescelta dalla Convenzione Internazionale dell'UNESCO di Bogotà? La certezza assoluta certamente non c'è ancora, ma dopo essere stata sconfitta lo scorso anno dalla pizza napoletana, questa volta la strada per la perdonanza sembra tracciata positivamente. Questa mattina il Comitato Perdonanza è a Roma, al MIBAC, proprio per delineare insieme ai funzionari l'iter tecnico da seguire da qui a dicembre. Un responso atteso non soltanto dall'Aquila, che ospita la bolla celestiniana e la prima porta santa della storia del cristianesimo, quella della Basilica di Collemaggio, ma anche di tutti i territori attraversati dalla bolla e dal messaggio celestiniano. Una tradizione che si tramanda da 725 anni, punto di riferimento per i cristiani d'Italia e del mondo. La notizia dell'esito positivo per l'Italia all'ultimo comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio immateriale è emersa ieri con la pubblicazione sul sito ufficiale UNESCO dell'adozione della lista delle candidature che verranno esaminate nella prossima sessione a Bogotà. Per l'Italia, oltre alla perdonanza celestiniana, ci sono anche la transumanza con Austria e Germania e l'alpinismo con Francia e Svizzera. La perdonanza però questa volta non ha concorrenti dirette, in quanto l'Italia l'ha scelta come progetto unitario per la candidatura specifica nell'ambito antropologico-culturale dell'UNESCO. Siamo a buon punto, contiamo che a Bogotà ci sia questa investitura ufficiale. Un'investitura ufficiale sempre più vicina, perché l'Italia propone la perdonanza come progetto unitario questa volta, non ci sono concorrenti interne, diciamo. Esattamente, però continuiamo ad incrociare le dita, perché fino all'ultimo secondo, insomma, potrebbero esserci sorprese. Noi siamo molto fiduciosi questa volta.